sono stato un giocatore di basket scarso sicuramente, però l'amore per il basket è sempre stato enorme e alla fine, appunto, come dico sempre, il cinema, che è la mia grande passione, a un certo punto doveva per forza incontrarsi con il basket, l'altra mia grande passione. E il vuoto di una biografia di un racconto su Dino Meneghin era enorme, nessuno l'aveva mai fatto, quindi pensavo, ho ritenuto giusto partire da lì. E che ci dovesse essere un racconto del grande campione che è stato Dino, una persona che ho conosciuto poi solo da un anno e poco più. Insomma, Dino è una persona splendida sotto tanti punti di vista, non solo sportivi, e forse anche lì l'ennesima conferma che prima dello sportivo, prima di qualsiasi altra cosa, ci deve essere l'uomo. Dino è un uomo di grande qualità, di grande profondità, di grande carisma, di grandi valori, e questi poi li portava inevitabilmente in campo. E il film è appunto un omaggio in qualche modo a lui e ovviamente al basket. L'altra cosa che mi sarebbe, avrei trovato importante dire in persona è ovviamente il legame che in qualche modo è nato con Varese. Ho scoperto una città appassionata, viva, coinvolgente. Io ovviamente cestisticamente sono legato ai colori della mia squadra, che poi milita in serie minori, ma ovviamente un po' il cuore, no? Non si comanda. Però un po' ora mi sento anch'io di Varese, e vivere Varese attraverso la storia di Dino è stato per me un'avventura splendida. E quindi il mio ringraziamento va davvero, e mi fa piacere almeno farlo per video. Di là a Dino, al di là del mio ringraziamento a Dino, ma sicuramente a Varese, alla città che ha accolto questo progetto, alle associazioni, in primis a Palazzo Canestro Varese, che ovviamente ha sostenuto e mi ha accompagnato, ma sicuramente va anche a Umberto e a tutti voi tifosi che avete in queste settimane supportato l'evento, e lo state, immagino, supportando ora in sala, perché so che, insomma, sarà ed è un evento molto partecipato.